Senti, ma insomma, come te la cavi in acqua? Volentieri? Ma nuoti, io sai, brighi. Ho fatto 5 anni di nuoto agonistico. No! Beh, a rana, per cui insomma... Rana? Quando rana, già... rana non è un paese. Ma, però ho vinto anche delle medaglie. Cioè, insomma, galleggio, ecco. Ma eri piccina, piccina, tipo girina? No, ero già più una ranocchia proprio, ma perché era ranocchia. Intorno ai 14 anni. Dopo rana è stato un... hai mollato il nuoto e... mi sono andata alla pallavolo. Ma davvero? Sì. Stiamo andando... Sono una sportiva, eh. E sulla barca? Come te la cavi sulla barca? L'adoro. Oh. L'adoro. Non ho il mal di barca. Non è il mal di barca? No, non ho il mal di barca. Ho un po' il mal di terra, mica altro, quando scende. Ti vedo che stai ondeggiando, non ecco. So se stai tentando di baciarmi, ma... Ma no, sai com'è che la tua presenza qui... Stiamo trascinando verso San Pietro, sì. È un posto magico, vengono a sposarsi i giapponesi. Ma dai! Te lo dico perché te, insomma, ti sei sposata, diciamo, da poco. Da un annetto. Un annetto, finalmente hai deciso, ti sei lasciata sedurre. Sì, io a 31 anni ho detto forse è il momento che io metta la testa a posto. Hai fatto bene, è la firma sul conto corrente. Alessia Merz, nata a Trento il 24 settembre 1974. Segni particolari, due occhi per cui è obbligatorio il porto d'armi. Dopo la maturità classica, ottenuta ipnotizzando la commissione con uno strategico décolleté, si butta nel mondo della moda. Ben presto capisce che gli abiti rendono di più quando si tolgono che quando si indossano e dunque inizia a far concorrenza a suor Germana su tutti i calendari. Da allora la sua carriera è tutta in ascesa. Come velina le vengono attribuiti parecchi flirt, Gabibbo compreso. E infine tutta una scorribanda tra le trasmissioni televisive, dai talk show e i reality, dal segnale orario ai documentari sulla Bassa Sassonia. È venuta perfino qui. Senti Alessia, questa è una serie di domande che è stata ideata personalmente dal capitano Nemo per selezionare i marinai che devono salire a bordo del Nautilus in modo segreto. Lui con queste domande riusciva a scoprire il talento dei marinai e se c'erano dei traditori o, come si diceva una volta, dei Giona. Se facesse naufragio, che cosa non dovrebbe mancare sulla sua zattera per poter sopravvivere? Allora, sicuramente un libro, della musica e fotografia delle persone che più amo. Qual è il pesciolone che non ha mai abboccato al suo amo? Bah, pochi non hanno abboccato. Però forse sbaglia esca, che cosa usa di solito? Guardi, lo sguardo, è un'esca perfetta. In che situazione abitualmente si sente un pesce fuor d'acqua? Quando non posso gestire io la situazione, che sia di vacanza, piuttosto che malattia, piuttosto quando io non ho il potere sulle cose e devo lasciarlo agli altri, mi dà fastidio. Quale pesce la rappresenta di più? Pesce martello, pesce cane, pesce pagliaccio, pesce palla, pesce sega? Il pesce pagliaccio, perché è carino. In questo momento si sente sulla rotta giusta o è in balia delle maree? No, in questo momento perfettamente vedo la mia rotta e non mi voglio spostare da quella rotta. Qual è il suo porto più sicuro? La casa mia, finalmente la mia casa con i miei affetti.